e se gli eserciti fossero presto sostituiti dai robot. Negli ultimi anni, quella che fino a poco tempo fa poteva sembrare finzione è gradualmente diventata realtà. I robot assassini non devono essere presi alla leggera. Inoltre l'ONU desidera regolamentare, non proibire, l'uso di sistemi d'arma autonomi, letali. Nell'agosto 2022 la Russia ha tenuto la sua mostra di armi a Mosca, Armi 2022. A questa fiera russa è stato presentato il cane robot autonomo M81, che ha fatto colpo per diversi motivi. Il primo è che il cane robot M81 portava sulla schiena un temibile lanciarazzi a granata noto come RPG-26. Il secondo motivo che ha attirato l'attenzione degli osservatori è stato l'abito nero che copriva il robot. Oltre all'aspetto ninja dato da questi collant neri che lo avvolgono, alcuni osservatori lo vedono come un tentativo di nasconderne i componenti. È forte il sospetto che questo robot si ispiri molto a un cane robot cinese con componenti a basso costo. Il robot Go 1 in questione, prodotto dall'azienda cinese Unitree, è in vendita su Alibaba alla cifra di $2,700, ovvero poco più di 2.500 euro. Si ispira a un modello inglese di Boston Dynamics chiamato Spot, la cui robustezza e prezzi sono molto più alti. C'è un precedente con i droni russi Orlan 10. I produttori si erano procurati l'elettronica cinese a prezzi bassi, prima di rivenderli all'esercito russo a prezzi molto più alti. Sembrerebbe che la strategia adottata sia identica per il cane robot presentato al Salone Armi 2022. RIA Novosti, un'agenzia di stampa statale russa, presenta tuttavia l'M81 come il frutto del lavoro di Intellect Machines. Comunicano su una commercializzazione del lanciarazzi robot cane al prezzo di $16,000. Ma Intellect Machines è un'azienda piuttosto oscura. Secondo un articolo del media indipendente russo The Insider, Alexei Aristov, l'amministratore delegato di questa società, ha già gestito diverse società. Ognuna di esse è stata liquidata dall'Agenzia delle Entrate perché le sue società erano state riconosciute come inattive. In queste condizioni è difficile concedere credito a questo progetto. Per tornare alla dimostrazione di questo salotto russo, corto di gambe ed estremamente mobile, l'animale elettronico a quattro zampe si è accovacciato prima di saltellare sul posto e muoversi per il soggiorno, sotto lo sguardo divertito degli osservatori. L'agenzia di stampa statale RIA Novosti riferisce di poter effettuare attacchi mirati, consegnare armi e munizioni al fronte ed effettuare pattugliamenti. L'agenzia specifica inoltre che il robot può anche servire a scopi umanitari, come consegnare medicinali, esplorare le aree colpite e andare dove gli umani non potrebbero intrufolarsi. Tuttavia, diverse domande rimangono. Non è certo che il robot simile a un cane possa resistere al contraccolpo dell'RPG-26, progettato per attaccare i carri armati. La sua capacità di mirare da lontano è messa a dura prova anche dalle sue piccole dimensioni. Dopo il fucile elettromagnetico antidrone schierato in Ucraina dalla Russia, possiamo aspettarci di vedere presto questo cane robot armato sul campo di battaglia? Niente di meno certo, dunque, in quanto permangono dubbi sulla sua reale efficacia, in un contesto di confronto. Tuttavia va notato che Vladimir Putin ha perseguito una politica di costante riequipaggiamento militare sin dal suo arrivo al Cremlino nei primi anni 2000. L'aumento del budget per le attrezzature risponde a due obiettivi strategici della Russia. Da un lato, il riequipaggiamento è uno degli assi prioritari delle autorità russe nel tentativo di restituire credibilità al sistema di difesa. Secondo il GFP, Global Firepower Ranking, la Russia è anche la seconda potenza militare mondiale, nucleare escluso, dopo gli Stati Uniti. Pertanto la Russia intende portare la comunità internazionale a prendere in considerazione e rispettare i suoi interessi strategici. D'altra parte, il sostegno all'industria degli armamenti è una delle strade percorse dal governo russo nel tentativo di diversificare l'economia nazionale. La Russia è spesso vista come dotata di un'economia di cassa, basata sulla sua ricchezza naturale. Il potere intende ridurre la sua dipendenza dalle risorse energetiche e dalla loro esportazione, sviluppando i rami ad alta tecnologia dell'industria nazionale. Le imprese della difesa sono la parte più competitiva del settore, a parte le materie prime dell'economia nazionale. Classificano addirittura la Russia tra i primi esportatori mondiali, il secondo nel 2010 secondo la Stockholm International Peace Research Institute. Che si tratti di Stati Uniti, Russia o Cina, i robot nell'esercito sono interessanti per acquisire la superiorità tecnologica sull'avversario. Alcuni paesi proibiscono l'uso di sistemi d'arma al di fuori del controllo umano. Infatti, sorgono diverse domande quando si tratta di armarsi di robot dotati di intelligenza artificiale.
Tra queste domande, eccone alcune che sono dibattute. Quali sono i quadri etici e legali per queste nuove armi? Possiamo delegare ai robot la funzione di uccidere nel contesto di un'operazione militare? I robot militari sono strumenti essenziali per le forze armate di tutto il mondo. Tuttavia, il principale ostacolo all'equipaggiamento degli eserciti, al di là delle potenziali questioni etiche e morali, è il costo di questi gioielli di tecnologia. In effetti, per un piccolo robot militare ci vogliono alcuni milioni di dollari. Ad esempio, il drone militare MQ-1 Predator oggi costa 4 milioni di dollari, 500.000 per un'altitudine di crociera media e una lunga autonomia. È entrato in servizio nel 1995. Alcuni robot militari dotati di intelligenza artificiale costeranno decine o addirittura centinaia di milioni di dollari. Ad esempio, sono stati sviluppati robot Sentinella per monitorare i confini. Un prototipo sudcoreano è stato progettato appositamente per sostituire i soldati umani dell'esercito stesso nella zona demilitarizzata al confine con la Corea del Nord. Il robot è un sistema di armi letali autonomo stazionario, prodotto da Samsung e da una consociata, Hanwha Aerospace. Il suo prezzo di $200.000 è relativamente basso rispetto a quanto appena menzionato. La missione principale di questo robot Sentinella è monitorare il confine per rilevare e prevenire gli attraversamenti illegali tra i due paesi. È dotato di telecamera e sensori che gli consentono di agire in un raggio di 4 km, giorno e notte. L'attuale problema principale con questo prototipo è la sua incapacità di distinguere tra un alleato e un nemico. Questo è ovviamente un problema dato il suo armamento molto potente. I robot militari sono spesso chiamati robot assassini. Mentre la missione di un soldato è proteggere, difendere e salvare, anche se ciò significa uccidere per eliminare una minaccia, il robot viene chiamato direttamente killer per spaventare le persone. Con un termine più ufficiale, questi robot sono chiamati autonomi letali. È proprio la loro capacità di essere autonomi nella selezione dei bersagli e nella risposta armata ad essere problematica. Tuttavia, dietro il robot, il design e la programmazione rimangono umani. È quindi un quadro a questo preciso livello che ci si aspetta. Ricorda che la maggior parte dei robot militari non è dotata di intelligenza artificiale. Sono pilotati e diretti dall'assistenza umana da remoto. La robotica in campo militare è una realtà da quasi un secolo per le forze armate di tutto il mondo, perché lo sviluppo robotico offre ai paesi una maggiore forza d'attacco e protezione, limitando al contempo le perdite umane, in teoria. Si tratta quindi di vere e proprie questioni etiche e legali che vengono messe in gioco attraverso il tema dei robot autonomi, prima ancora che una questione di tecnologia. Istituita nel 1983, la Convenzione su alcune armi convenzionali è stata regolarmente aggiornata per limitarne alcuni degli utilizzi. Questo è stato ad esempio il caso delle armi non mirate, comprese le mine antiuomo, le trappole esplosive e le armi incendiarie. Alla fine del 2021, i membri delle Nazioni Unite si sono incontrati a Ginevra per lavorare alla regolamentazione di queste letali armi autonome. La Russia, ma anche l'India o gli Stati Uniti, anche che li sfruttano, hanno poi bloccato ogni norma vincolante. Lasciato incontrollato, il rapporto delle Nazioni Unite sottolinea che le tecnologie di armi autonome potrebbero destabilizzare pericolosamente le attuali strategie nucleari, anche se combinate con attacchi chimici, biologici o radiologici. Se la robotica nell'esercito ha svolto e svolge un ruolo importante, la sua supervisione, e ancor più quella della robotica autonoma, deve assolutamente riuscire per la nostra incolumità. Ecco qui, il nostro video della giornata sta per finire. Speriamo che il nostro argomento del giorno ti abbia permesso di saperne di più sui robot da guerra del prossimo futuro. Se hai qualche domanda, non esitare a farcela nei commenti e non dimenticare di condividere il video con i tuoi amici e i tuoi cari. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva le notifiche per essere al corrente di tutti i nostri prossimi video. Clicca anche sul piccolo pollice blu proprio qui per incoraggiare i nostri team. Ci vediamo prestissimo su A-Tech.